C'è una Sardegna che non crede ai luoghi comuni, che cambia, che innova. Abbiamo creato un nuovo... La forza del gruppo. Una rete in cui migliaia di imprese e professionisti si finanziano reciprocamente senza interessi. Un mercato in cui trovare nuovi clienti e sviluppare nuove e durature opportunità d'affari. Da 5 anni stiamo costruendo insieme, giorno dopo giorno, l'isola di domani. Diventa anche tu parte attiva del cambiamento. Partecipa a sardex.net, un'economia fatta di persone. Ciao, questa è la mia edicola, mi trovo in Piazza Carmine a Cagliari. Fin da subito ho avuto la possibilità di passare a Eia Energia. Devo dire che è stato davvero semplice il passaggio al nuovo gestore, oltre che molto più economico, perché non è vero che l'energia in Sardegna costa di più. Eia Energia. Energie con te. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda giornata di Mizzas, la sorgente di cambiamento, la 3 giorni di economia di Sardex, il primo circuito di credito commerciale della Sardegna. Questa di stasera è la terza via, una talk di economia. Oggi parleremo anche di crisi congiunturale economica, di problemi che riguardano tutta l'ambientazione mondiale, con poi una declinazione nazionale e anche regionale. Cercheremo anche di capire quali sistemi di compensazione di credito reciproco possono veramente essere utili e creare nuove opportunità. Questo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per le imprese e per i cittadini. Ci concentreremo in maniera particolare su un nuovo progetto della Commissione europea che si chiama DigiPair for Growth, un progetto sperimentale che adesso sta coinvolgendo 6 paesi europei, tra i quali anche l'Italia. Vi ricordo che siamo in diretta streaming con EIA TV e anche in tempo reale sul notiziario Carta Bianca, con continui aggiornamenti anche sul sito In Chiaro. Permesso? Chi è? No, e bloccate la diretta per cortesia, volete prima devo no, parlare. No, un altro sindaco! No, non è così. Buonasera. Un altro sindaco! Buonasera. Ma ieri sera abbiamo avuto il sindaco Massimo Zedda. Oh, buonasera. Sindaco Massimo Zedda. Sì. Ma anche lei si deve ricandidare. No, noi a Scraffingio le elezioni le facciamo ogni 25 anni. Ah, però. A tipo giubileo. Infatti quest'anno il Papa mi ha un po' spiazzato, devo preparare la campagna elettorale, ma l'importante è che noi non facciamo le primarie, noi non ne abbiamo mai fatto. Infatti arrivo primo Deo e no, candidato Deo sindaco. Buonasera. Buonasera, grazie di essere venuti. Buonasera. Oh. Buonasera professor Pigliolo, come sta? Grazie, la ringrazio a nome del popolo di Scraffingium, perché voi non lo sapete, ma il professor Pigliolo ha iniziato la sua carriera a Scraffingium. Lui ha iniziato a Scraffingium, ha dato di tutto a Scraffingium, perché lui era maestro dell'elementare. Infatti lo ringraziamo per quello che ha fatto, anche se ha esagerato un po' più di tanto. Infatti lui è quello che ha voluto togliere i ceci ai bambini dell'elementare. Quei ceci che usavano per contare, e voleva sostituirlo con la calcolatrice. Ma zio, scherzendo. Praticamente voleva insegnare ai bambini a contare. E io mi sono ritrovato con 4-5 generazioni di scrutatori che sapevano contare i voti. Ma zio, scherzendo. Ma manco buona vista, tant'è che abbiamo fatto una sorta di rivolta. Io per primo siamo andati dal professore, l'abbiamo cortesemente invitato a Sonegorro a uscire dal paese. Tant'è che c'è una signora, zia Virginia Ghetta Lagrima, che come stava andando via il professor Piglio, gli ha detto, dati Gaetano un vrastimmo, e gli ha detto, ancucci da capo, presidente, sa regione. E infatti il frastimmo l'ha seduto, e adesso il presidente ha questa croce, non so come faccia, perché io non ce la faccio con 300 abitanti, pensa lui, con 1.600.000 sardi che ha onticumbatius, e soprattutto con 400, quasi 400 sindaci, mi dispiace, Dio le aiuti. La croce è la sua e se la tenga. Comunque sono qui perché sono veramente indignato. Devo dimostrare la mia indignazione su questa manifestazione. La dimostri? Non la sto dimostrando, signora. Vabbè. Ma lei è sarda, vero? Sì. Guarda, ragazze come belle come lei non ce ne sono, neanche Morgongiore. Ecco, grazie. Veramente, complimenti, un applauso perché se lo merita. Complimenti. Andiamo avanti. Stavo appunto dicendo che io sono qui per dimostrare la mia indignazione. Potrà noi c'è gente, questi qui di Sardex, hanno copiato da me
Noi siamo i primi a scraffingi chiusi di questa cosa, e questa è gente che beve al tuo tavolo a tradimento, ti va ad imbriagare, vino veritas, tu esterni la tua scienza, il tuo sapere, e loro ti lasciano nudo, imbriaco, tipo Barbone, e se ne vanno da Floris alla sete a dire le cose che non hanno inventato loro, ma bensì noi. Ma se ne rende conto? Scommetto che da voi in politica queste cose non succedono, ovvero? Guarda, il vostro è un mondo che noi mortali non capiremo mai, guarda. Mi dispiace, però anche mi scusi. Comunque, stavo dicendo questa cosa, e infatti noi siamo i primi che abbiamo ideato un circuito parallelo all'economia. A Scraffing invece noi abbiamo ideato gli Scraffes. Scraffes, che cos'è lo Scraffes? Scraffes è un mondo nel quale devi ottimizzare il tutto dosando una buona fonte di mandronia e scraffimento. Eccoci qua. Infatti il nostro motto qual è? Fai vago e su vago che depisi fai, chi bodisi fallo fare a un altro. Tradotto per i diversamente sardi, fai poco e poco che devi fare fallo fare agli altri. Praticamente ottimizziamo e monetizziamo San Mandronia. Tasi, riusciamo, se non da comprendere. Come? Grazie. Ottimo, bravo. Beh, come si entra nel circuito Scraffes, mi chiederete voi, me lo chiede anche lei. Ma sì, glielo chiediamo. Me l'avete chiesto. Quindi, voi dovete entrare in comune dove c'è appunto l'ufficio, voi vi iscrivete nel circuito Scraffes e con savizia che riuscirete a uscirne molto facilmente. Infatti voi, entrando lì, dovete pagare una tantum e praticamente dovete versare questa tantum ogni 3 settimane. Ah beh, insomma, non è proprio una tantum. Ci mancherebbe una tantum ogni 3 settimane. Praticamente voi con questa tantum vi diamo un bollettino a tipo periodo fascista, voi andate con questo bollettino e potrete fare gli acquisti nei vari cosi affiliati, nei vari bottegas affiliati. Tanti si uscirà, vero? Mi dirà lei. Ma manco voi idea. Praticamente noi con questo Scraffes, quanto vale lo Scraffes? Vale, figurativamente parlando, 2,50 euro, materialmente parlando 0,35 centesimi. Praticamente noi vi facciamo credere che state guadagnando più del doppio, invece ci esibirete già a metà, anche più, ci mancherebbe altro, perché il nostro intento figurativo qual è? Il nostro intento figurativo è quello di farvi vivere in una favola, di farvi pensare che state facendo la cosa più bella al mondo, invece l'intento materiale è quello di avere il conto Scraffes sempre in rosso, per farvi vivere l'adrenalina del toro davanti al torero. C'è presente? No. Cagando di fare bigu su zappo rubio, due gaste in faccia, il torero gli dice chi sbaglio dovuto, ma che dovuto o naga di sbagliavo isso, capito? Praticamente questo è il giro. Allora, il nostro intento, un altro intento di Scraffes qual è? È quello di farvi avere il conto sempre in attivo, perché nel momento in cui passate tra i passivi dovete andare in comune, perché abbiamo assunto appunto questo ragioniere, un nigeriano di 22 alti, altro 1,80 m, il quale ci penserà lui a far risalire il PIL della vostra azienda, ci mancherebbe altro. Infatti, cosa direte? Direte, ma Custus Graffes praticamente è navigata in giro. Manco idea, non è una presa in giro, in quanto che a saccapo di tutta questa fiera chi ci guadagna in tutta questa cosa sono io, il quale ha dato e ha dedicato la sua vita al pubblico servizio di se stesso, ci mancherebbe altro. Ah beh, meglio di così, certo. Comunque volevo ringraziarvi a parte tutto, e volevo ringraziare soprattutto questo spicciocco che, anche se hanno copiato da me, sono delle persone che stanno avendo del successo veramente, e sono la dimostrazione del fatto che quando i sardi si mettono a fare qualcosa la fanno bene, perché come si dice in paese, su sardo non esti scimpro e male vagao. Arrivedervela, ecco. E grazie. Alessandro Fini. Buona serata, buona serata. Ringraziamo. Aspetta, non deve andare. Mi tolgo la parrucca. Eccolo, a tutti, Alessandro Fini, sindaco di Scraffingiu, bravissimo e sudatissimo. Beh, c'è un po' di caldo. Grazie. Spero sia stata gradita la mia esibizione, vi auguro un buon lavoro e arrivederci. Grazie. Gentilissimi, buona sigla. Serata. Arrivederci.
Grazie. Grazie alla veramente la meravigliosa musica, una musica che parla per immagini. I due nostri maestri di oggi che ci accompagneranno in questo viaggio della terza via, Emanuele Contis e Andrea Granizio. Grazie, ci vediamo dopo. E intanto, adesso non si scherza più, il sindaco di Scrafingio è andato via, adesso parliamo di cose più serie e iniziamo subito a chiamare gli ospiti di questo primo panel, che prego di raggiungermi qui sul palco. Giuseppe Littera, CTO di Sardex.net, buonasera. Gianluca Cadedu, direttore del Centro Regionale della Programmazione. Arrivano tutti da qua, buonasera. Ed eccolo Tonino Tilocca, il presidente della SFIRS, Società in House della Regione. Eccoci qua. Prima di iniziare il nostro primo giro di interventi, io direi di mandare subito una clip dedicata a questo progetto europeo di GPay for Growth, che poi commenteremo insieme. È stata curata da Matteo Piga, un collega di Carta Bianca, con la collaborazione tecnica di Eia TV, che ringraziamo. Prego la regia di mandarla in onda. Si chiama DigiPay for Growth, letteralmente pagamenti digitali per la crescita, ed è un progetto che la Commissione Europea ha lanciato all'interno del 7° programma quadro CIP per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e che coinvolge 6 paesi europei: Italia, Spagna, Regno Unito, Austria, Olanda e Polonia. DigiPay for Growth si pone come obiettivo primario quello di sostenere le economie locali e generare più attività economica sul territorio e più posti di lavoro tramite l'utilizzo di innovativi sistemi di pagamento e networking. Per sviluppare l'iniziativa, dunque, sono in campo 3 progetti pilota, quello della Catalogna in Spagna, di Bristol nel Regno Unito e in Sardegna per l'Italia, con le novità rappresentate dalla recente attivazione di altri 2 progetti in Austria e in Olanda. Il coinvolgimento di Sardex come progetto capofila per l'Italia nasce nel 2013, quando su proposta del capo progetto Social Trade Organization, l'azienda di Serramanna venne invitata a Bruxelles per un primo avvicinamento al progetto. Da lì, e grazie all'accordo di partnership con la Regione Sardegna e con il Centro Regionale di Programmazione, è partito ufficialmente il lavoro per l'implementazione di progetto pilota in Sardegna. I primi passi mossi da Sardex nel progetto sono stati quelli di studiare il sistema della pubblica amministrazione e il suo rapporto con le imprese, approfondendo le problematiche e individuando gli scenari possibili per superare alcune criticità tipiche del settore pubblico. Dalle difficoltà di accesso al credito per le imprese, al ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione ai privati e ai fornitori, passando per le politiche che hanno un impatto sul tessuto imprenditoriale e sulla popolazione. Dopo la fase di analisi del sistema amministrativo regionale e sulla base del proficuo confronto con il partner CRP, si è passati alla fase di creazione di modelli che puntano ad aiutare la pubblica amministrazione a essere più snella, rapida nelle decisioni e fungere da snodo e facilitatore nello sviluppo dell'economia locale. Nulla è lasciato al caso. Nel modello alla base di DigiPay, ogni attore ha un suo ruolo ben definito. Questi modelli sono progettati per essere inseriti in maniera leggera, senza frizione con le pratiche amministrative già esistenti, dalla fatturazione elettronica ai pagamenti digitali al sistema delle garanzie del microcredito. Parola d'ordine: massimizzare l'effetto di flussi già esistenti in uscita dalla pubblica amministrazione verso l'economia locale. In un'ottica di stretta sinergia tra il pubblico e il privato, si è cercato quindi un modo di lavorare intelligente che ha potuto mettere in contatto 2 parti che generalmente non si incontrano verso obiettivi comuni. Tra questi anche il tentativo di spostare i benefici che la moneta complementare ha già prodotto nel settore privato anche in quello pubblico, con il coinvolgimento soprattutto delle piccole e medie imprese, in particolare con un occhio di riguardo per il mondo della scuola. Il sistema attivato con i progetti pilota contiene un mix di esperienze studiate da soggetti efficienti che adesso potranno essere esportate e usate come buone pratiche verso la crescita economica. Ed è proprio lo scambio di conoscenze attivate nei progetti pilota che rappresenta uno dei punti di forza di tutto DigiPay for Growth. Il modello e la piattaforma studiata in Sardegna è oramai pronta, sono stati elaborati i profili, i ruoli, una struttura contabile e creato un modello prototipo. La macchina è assemblata, mancano solo la benzina e un pilota che la possa guidare.
In Sardegna proprio la community di Sardex potrebbe rappresentare una strada già collaudata per far correre la macchina. Spetta ora ai partner istituzionali locali mettere in campo tutte le azioni necessarie per non disperdere queste buone pratiche, le conoscenze e trasformare in realtà questi modelli virtuosi. Quindi una piattaforma che ormai sembra essere approntata. Vorrei chiedere a Giuseppe Litera, sì. Di recente siete andati anche a Bristol per raccontare questo progetto di Sardex. Io se mi ricollego all'ultimo riassunto fatto dai colleghi di Carta Bianca. A Bristol siamo stati con Antonello del CRP un mesetto fa, credo. Fondamentalmente dove siamo arrivati? Sì. Abbiamo trascorso un annetto buono ad analizzare e capire nel dettaglio dall'interno e dall'esterno come la macchina amministrativa regionale funziona, in particolar modo rispetto ai pagamenti, che è l'ambito dove un attimino siamo più ferrati. Nel dialogo e nel confronto sono venute fuori varie opportunità. Noi sulla base delle opportunità e dello status quo abbiamo elaborato tre scenari diversi che si possono implementare separatamente, congiuntamente, integralmente, trasversalmente, diciamo, siamo abbastanza flessibili, okay. Quindi da quel punto di vista la macchina è pronta, come diceva il commento, dobbiamo appunto chiudere il cerchio decidendo il percorso, esatto. Dove vogliamo impattare prima e in che modo. Lato mio e lato Sardex posso dire che rispetto a una paura di fondo che c'era all'inizio rispetto al pubblico, che visto da fuori è qualcosa di molto grande e molto complesso, confermo che anche visto da dentro è altrettanto grande e complesso. Il lato positivo dal confronto è che, secondo la mia umile opinione, anche quella degli altri partner, abbiamo trovato semplicità e linearità dove raramente c'è sia l'una che l'altra. Pensiamo che l'opportunità grossa per la parte pubblica è dall'interazione con la parte privata, sia appunto quella di mettere la Sardegna e il sistema economico regionale un attimino più al centro e far sì che quando il pubblico ha un rapporto con l'economia regionale, questo apporto di risorse possa essere amplificato al massimo. Certo. È lì che noi vorremmo metterci a disposizione. Certo. Quindi utilissimo per lo sviluppo locale, lo sviluppo del territorio, creare nuova occupazione, insomma, e poi andare anche oltre il problema che molto sentito soprattutto dalle imprese, cioè quello dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che sappiamo essere una delle cause che poi spesso determina anche il fallimento delle imprese. Io volevo chiedere a Gianluca Cadeddu invece, quindi questa sperimentazione è già iniziata, a che punto stiamo proprio nello studio di fattibilità del progetto? Chiedo proprio tecnicamente sotto il profilo della contabilità ma anche dei processi. Mm-hmm. Innanzitutto devo dire ci ha fatto i complimenti in Sardex, se ne accorgo. Esatto. No, la sperimentazione non è ancora iniziata concretamente, sostanzialmente il progetto prevedeva tre step, il primo è se si potesse fare, il secondo come poterlo fare, il terzo è farlo. Diciamo che sostanzialmente abbiamo fatto i primi due passaggi, si può modellizzare, peraltro in un periodo anche molto complicato per la pubblica amministrazione, perché soprattutto sui sistemi contabili, col principio dell'equilibrio di bilancio, esatto. Con l'introduzione della fatturazione digitale, tutti questi elementi sono stati elementi di novità che questi ultimi anni hanno intersecato la sperimentazione del processo. Peraltro, giocando sul ragionamento che era quello che giustamente ha ricordato lei, che è quello del ritardo del pagamento della pubblica amministrazione. E noi stiamo lavorando soprattutto in questo periodo per ridurre questi ritardi di pagamenti.
Per esempio, ne approfitto che c'è il Presidente Pigliano qui vicino, la mia struttura è la più virtuosa nei pagamenti, perché registra meno 24,6 giorni, proprio la mia struttura, cioè paghiamo dopo 6 giorni. È chiaro che un effetto di questo tipo, ne parlavamo prima. È in controtendenza assolutamente, no, la media regionale è più 5 giorni. Guardi, i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione non riguardano l'amministrazione regionale. Noi paghiamo le nostre fatture commerciali, sostanzialmente soprattutto siamo le ASL e i comuni. Riguardano altri il ministero altri elementi, anche. Però, assolutamente, i comuni, ma sono tutta una serie di elementi connessi. Però l'amministrazione regionale in media paga più 5 giorni. La mia struttura è meno 24,6, l'ho detto due volte, vero? Sì. Se lo vuole dire una terza volta, il Presidente è sempre qui. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a regime noi stiamo lavorando, ed è uno degli intenti principali, peraltro questi numeri voi ve li trovate anche sul sito della Regione, perché sono monitorati giorno per giorno, in maniera tale che si sappia, perché pagare meno vuol dire anche pagare delle penali, diciamo così sostanzialmente. Il bello di questo ragionamento è che si ragionava su questo ritardato pagamento della pubblica amministrazione, oppure si è ragionato sul pagamento normale a 30 giorni, è il bello, il paradosso di questo ragionamento, che potremmo cominciare a ragionare per ritardare apposta, sostanzialmente. Perché, come il disegnino che mi faceva Antonello Chessa l'altro giorno in ufficio, se io emetto la fattura e l'incasso a 30 giorni, in questi 30 giorni gli euro sono fermi, sono bloccati. Esatto. Provare a studiare un meccanismo per cui c'è una movimentazione di questi denari in un circuito parallelo e complementare, come viene detto, questa è un'idea, un pensiero laterale, diciamo, un pensiero laterale che può permettere di far girare ulteriormente l'economia. E questo è un pezzo sostanzialmente, e su questo pezzo, sull'impatto sui nostri sistemi contabili, giuridici, è stato fatto e si può fare. La modellizzazione su come poterlo fare è stato fatto e si può fare. Quello che dobbiamo fare in questo momento è scegliere dove farlo sostanzialmente. Okay. Il terzo pezzo, si parlava sostanzialmente del social pay, cioè ipotesi che abbiano un impatto sociale, qualsiasi esso sia, ricordando che la stessa Sardex innanzitutto è stata una delle start-up eccezionali, forse la più importante che è stata fatta negli ultimi anni in Sardegna. Grazie. Sul tema dell'innovazione sociale soprattutto. Quindi questo tema dell'innovazione sociale può essere preso a riferimento per fare una sperimentazione su Sardex. Il nostro punto, la cosa che faremo come strutturalmente comunità di progetto per la programmazione unitaria, proporremo e elaboreremo un progetto per verificare la possibilità di impiegare risorse regionali senza attaccare il bilancio regionale, perché l'altro bel gioco di questa struttura è questo, per sperimentarlo su alcuni settori. Okay. Uno su questo dei pagamenti, e vediamo se riusciamo eventualmente a ritardare dei pagamenti e a poterli far girare. Secondo, su alcuni settori particolari che, prendendo spunto dalle mie competenze specifiche, della mia struttura specifica, può essere veramente la filiera della conoscenza. Tutti i servizi alle scuole, primarie, secondarie, tutti i servizi alle università e anche l'extracurriculare, penso ai Contamination Lab, tutta la parte delle imprese innovative su cui come Regione Sardegna interveniamo molto, con finanziamenti alle imprese, con i voucher, tutti questi potrebbero essere messi in circolo in un'ipotesi innovativa utilizzando, non dico Sardex, no? Perché poi dobbiamo rispettare, ma DigilPay sostanzialmente e strutture di monete complementari. Quindi il lavoro che ci aspetta adesso è sostanzialmente colorare il disegno che finora è ancora in bianco e nero. Perfetto, chiarissimo. Il presidente invece della SFIRS, Tonino Tilocca, anche la SFIRS come società in house della regione avrà un ruolo ben determinato, cioè dovrà trasferire in pratica la tesoreria regionale l'indicazione dei pagamenti, no? Quando alla fine il credito diventa maturo. Beh, noi non siamo la tesoreria regionale. Io non dico, dovrà comunicare. Non svolgiamo questo tipo di funzione, però sicuramente se la regione lo vorrà, perché poi noi operiamo strettamente in esecuzione di programmi regionali, quindi ci sono o delle norme o soprattutto delibere di giunta, sempre sotto l'indicazione, sotto il controllo analogo cosiddetto, quindi sotto l'impulso dell'assessorato alla programmazione, segnatamente del CRP, quindi il mio controllore è questo signore qua,
Gianluca Cadì, dopo possiamo svolgere un ruolo. Mi permette di fare prima di tutto però un'osservazione tecnica molto importante che finora non ho sentito, cioè DigiPay è importantissima perché sta andando a evolvere uno strumento finanziario, almeno secondo il mio punto di vista, perché introduce elementi di modernità nella fatturizzazione, se andiamo a vedere per bene. Non è altro se non un acceleratore di fatturizzazione, lo semplifica, lo rende più tracciabile perché muovendoci chiaramente all'interno certo. di un circuito perfettamente tracciato come dal punto di vista proprio digitale, no? E ne abbiamo un controllo puntuale, immediato, sì. dall'inizio alla fine. Quindi anche Banca d'Italia, qui vedo il suo direttore che saluto, è sicuramente molto sì. più tranquilla e contenta se poi alla fine noi poniamo in essere dei meccanismi che consentono di dare più sicurezza al sistema. Ecco perché DigiPay va assolutamente considerato con grande attenzione, perché è un sistema virtuoso ed evoluto, sottolineo, evoluto, cioè la fattorizzazione come spesso la vediamo oggi ormai rischia di diventare desueta, lo dico, noi abbiamo una società insieme a un istituto di credito che Sarda Factoring che si occupa appunto di fattorizzazione, però o si evolve quella tecnica o rischia di essere abbandonata perché è troppo farraginosa. DigiPay in partenza può essere già, o meglio, è sicuramente la soluzione e noi su questo potremmo avere un ulteriore ruolo, perché nel momento in cui poi tutti i soggetti che si avvicinano a questo tipo di moneta, a questo tipo di circuiti, debbono avere, come dire, un qualche grado di sicurezza in più, tutti siamo diffidenti rispetto al nuovo, è normale questo, ogni novità ci rende un attimino più attenti. Se sappiamo che questo nuovo che viene portato avanti è garantito da qualcuno che ha un ruolo istituzionale, questo possiamo certo. essere noi, allora questo qualcosa è facilitato ed è spinto. Mi permetto anche di fare un riferimento rispetto al servizio iniziale che avete mandato, diceva che appunto in Europa oggi si sta spingendo su tre filoni fondamentali: strumenti di ingegneria finanziaria, garanzie e microcredito. Noi abbiamo già fatto tutti e tre. Insieme al dottor Cadeddo, è più anni che la regione Sardegna ormai è all'avanguardia su questi tre strumenti. Senza tema di smentita dico che abbiamo i fondi regionali su microcredito e garanzie più grandi d'Europa, come fondi regionali, non d'Italia, d'Europa. Ecco. Quindi su questo siamo già molto evoluti e possiamo lavorare tantissimo. Quindi insomma ci sono tutte le premesse perché questo progetto prenda corpo definitivamente. Sì, sì. Quali saranno i tempi? Cosa prevedete? Facciamo un giro rapido di interventi, ovviamente allora, non chiedo. Sì, sì, no. A livello di time frame, di esatto. tempistica, io ipotizzo primavera, okay. perché a rigor di logica dovremmo essere lì. E poi abbiamo tutto il 2016 per testare e poi eventualmente decidiamo se migliorare, cosa non migliorare, cosa tenere, cosa no. E volendo possiamo far sì che assieme al microcredito, assieme alle garanzie, eccetera, questo potrebbe essere un altro strumento che il pubblico insieme col privato utilizza per migliorare la condizione sia lavorativa che di vita sul territorio. Quindi è uno strumento aggiuntivo in più che permette di far circolare comunque... È uno strumento integrativo. Integrativo. Sì, sì. È uno strumento integrativo che può dare valore aggiunto a tutti questi elementi, perché devono esatto. lavorare combinati, altrimenti corriamo tutto, il rischio di sempre. Sì. Un trade union su tutti i fronti. Non so se volete aggiungere qualcosa, io direi che questa sì. prima parte tecnica... Io volevo aggiungere un'altra cosa, io dicevo che appunto abbiamo diversi strumenti, uno di questi strumenti di ingegneria finanziaria che la Regione ha recentemente battizzato il FIPI, il Fondo appunto per gli investimenti okay. in equity all'interno delle imprese. Io spero che appunto Sardex manifesti quanto prima la sua richiesta che noi si possa partecipare, poi chiaramente ci sarà un'istruttoria e rispetto all'istruttoria io non ho nessun ruolo, la faranno le strutture della CIRS, ma io mi auguro che si concluda positivamente e che così come noi vogliamo partecipare a Sardex ci siano altri soggetti istituzionali che possano e vogliano farlo, perché comunque è un qualcosa che sicuramente contribuisce a creare quel senso di collettività di cui abbiamo bisogno. CIRS ha l'ordine di partecipare al capitale ma di non entrare nella governance, solo esercitare un controllo, quindi ecco, le mani rimangono in questo sequestro di garanzia. Insomma. Vi ringrazio allora, ringraziamo gli ospiti di questo primo panel, il presidente della CIRS Tonino Tiloca, Gianluca Cadeddu e Giuseppe Littera di Sardex.net. Adesso richiamerei di nuovo i nostri musicisti per un altro brano di accompagnamento. Grazie.
Grazie. I due maestri, Emanuele Conti e Andrea Granizio, che ci deliziano in questa serata davvero con i loro inediti. Adesso parliamo un po' dello spaccato regionale. La nostra isola ha delle peculiarità che sembrano diverse rispetto ad altre regioni. Abbiamo sicuramente un'insularità che ancora corrisponde ad una diseconomia, purtroppo. Abbiamo difficoltà nei trasporti, dai, per la Sardegna abbiamo gap infrastrutturali e non abbiamo un collegamento tra i porti e gli aeroporti dell'isola. Un tasso di disoccupazione pari al 18%, che addirittura arriva al 50% quando si parla di disoccupazione di occupazione giovanile. Diciamo anche che non è tutto a tinte fosche questo quadro regionale, ci sono anche degli accenti positivi, in particolare ne vorrei indicare due. Il rilancio industriale del porto canale di Cagliari e poi la zona franca doganale. Proprio nei giorni scorsi il CACIP ha dato questo annuncio di un investimento di 60 milioni di euro proprio per migliorare questi aspetti dell'infrastrutturazione, e ha annunciato che c'è stato un accordo tra la regione e il ministero. E poi ancora, io direi, il settore primario, che sta dando grandi soddisfazioni alla Sardegna, con le nostre imprese che, benché piccole e molto frammentate, hanno comunque la voglia di internazionalizzare, la voglia di esportare all'estero i propri prodotti, e questa cosa sicuramente l'ha saputa accogliere la giunta regionale con un progetto che comunque appena con un progetto con una delibera di giunta che è appunto stata licenziata di recente, e con un finanziamento di 16 milioni di euro. Quindi uno stanziamento complessivo per un piano triennale sull'internazionalizzazione. Però di queste cose adesso parliamo in maniera più approfondita con il presidente della regione, Francesco Pigliaru, che invito a raggiungermi qui sul palco. Eccolo qua. Di nuovo. Ci siamo passati. Sì, eccoci qua, presidente. Allora, come sta in questa sedia? Bene, abbastanza bene. Adesso vediamo un po'. Ieri c'era qui il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Aveva forse una sedia un po' più alta. Però, infatti, insomma, mi sento un po' schiacciato lì. Sul trespolo. Va benissimo così. Va bene anche così. Ce la caveremo. Benissimo. Allora, presidente, abbiamo parlato di questo DigiPay for Growth, questo progetto europeo della Commissione europea che sta coinvolgendo 6 paesi e anche l'Italia. Abbiamo visto gli aspetti tecnici, noi oggi dobbiamo parlare degli aspetti ovviamente politici, e quindi cerchiamo di concentrarci su questo. In che modo proprio questo progetto può entrare a far parte proprio dell'agenda del nostro esecutivo, della nostra giunta regionale? In che modo si può inserire? Faccio dire che io sono qua, il principale motivo per cui sono qua, perché una grande ammirazione per quello che sta facendo il gruppo di Sardex in questa regione, ed è un punto che voglio dire con chiarezza. Fate l'applauso, Mi metto più indietro, intanto. E voglio anche partire da una missione. Nei primi tempi guardavo con molto, come credo che sappiano, con un po' di scetticismo quello che stavamo facendo, quindi sono un convertito alla grande qualità di ciò che vedo succedere. E questo è un punto per me essenziale, perché da qualche parte c'è scritto che il cambiamento è una cosa fondamentale. Noi stiamo passando una crisi, speriamo di essere in uscita, in una crisi devastante, e come sappiamo le crisi bisogna utilizzarle per cambiare. Da questo punto di vista a me piace moltissimo l'idea di poter andare in giro per l'Italia e ogni tanto poter dire la Sardegna è sulla frontiera di qualcosa, Sardegna è un esempio per qualcosa, perché di questo abbiamo bisogno all'esterno per comunicare che siamo in grado di fare delle cose molto importanti, molto innovative, e se permettete abbiamo bisogno anche all'interno per guardarci in faccia e scambiarci una materia di cui è fatta la crescita, la fiducia in noi stessi. E vedere quello che sta facendo Sardex, io credo che sia una sorgente di fiducia per tutti, che è una cosa assolutamente essenziale. Il punto che riguarda DigiPay, di nuovo, quando vengono
Quando viene Sardex a raccontarmi le cose, mi sento uno studente in primo anno che dice: speriamo di capirci qualcosa. Qualcosa spero di averci capito, e mi pare che sia un'idea molto interessante. Io mi lancio in un'affermazione che può essere anche un argomento che possiamo anche riprendere, sì. Che io capisco che DigiPay in qualche modo, adesso mi direi no, sbagliato, non hai capito nulla, pazienza, sono qua anche per fare errori, mi sto un po' convincendo che la cosa di DigiPay ha una valenza molto generale, perché dal mio punto di vista tocca un argomento nel quale la Sardegna dovrebbe diventare davvero una frontiera di sperimentazione, quella roba lì che si chiama la sharing economy. Noi di fatto abbiamo dei soldi che la regione o chiunque deve dare a un privato, e succede, cosa succede? Qual è il concetto della sharing economy? Che abbiamo un sacco di cose inutilizzate, sì. E che con internet o con qualche meccanismo riusciamo a utilizzare di più. Abbiamo una casa vuota che rimane vuota, ma che invece con Airbnb magari si riesce a utilizzare, magari con qualche piattaforma un po' meno monopolistica, e lo stesso vale per le auto, e lo stesso vale magari tendenzialmente per la logistica, eccetera. Qui in fondo abbiamo dei soldi che teoricamente escono dalla pubblica amministrazione, ma di fatto fanno fatica a uscire, rimangono immobilizzati per un po' di tempo, nonostante i grandi lavori del CRP e di Gianluca Cadeddu, e del fatto che stiamo migliorando certamente, però di fatto ci immobilizzano, per un po' di tempo non funzionano. Mi pare che in questo modo stiamo facendo una cosa, stiamo entrando nel grande tema della sharing economy. Hai una roba inutilizzata, trovo io il modo di utilizzarla subito, senza aspettare. C'è una cosa che non viene utilizzata, utilizziamola. Quindi da questo punto di vista credo che non solo innovativa, ma secondo me si mette in un tracciato nel quale abbiamo un enorme bisogno di essere innovativi, perché l'Europa sta andando in quella direzione, il mondo va in quella direzione, e noi vorremmo essere tra i primi a farlo con intelligenza e creatività. Mi pare che in questo caso, se non sbaglio, ci siamo. Quindi possiamo sperare che dopo una piattaforma, tutte le prime due fasi, si arrivi anche a quella più operativa adesso. Se funziona, perché poi dobbiamo essere sempre umili di fronte alle cose, no? Queste sono sperimentazioni, dobbiamo sempre tentare, dobbiamo essere un po' audaci. Nell'audacia bisogna essere proporzionati, quindi si fa una sperimentazione, si vede se funziona, perché poi il mondo ci sorprende sempre, eh. Le cose a volte funzionano molto meglio di come pensavamo, qualche volta un po' meno bene, ma l'idea è fantastica e bisogna andare in quella direzione. Presidente, nei giorni scorsi è uscito il rapporto trimestrale del MISE legato Infocamere, e i dati della Sardegna: sono 128 le start-up sarde, proprio all'altro giorno, siamo al 30 settembre, ultimi dati, e che incidono il 2,72% rispetto al totale nazionale. Io ricordo che lei qualche settimana fa, massimo 10 giorni, probabilmente era a Nuora, un'assemblea di Confindustria Sardegna Meridionale, e ha annunciato soltanto un brevissimo accenno, che però non è sfuggito, ha parlato di un progetto sull'innovazione legato alla scuola e alle start-up. Ieri qui a Mizzas c'era tutta l'università sarda, e si è comunque emersa la necessità di avere una maggiore aggregazione, un maggiore connubio, ma fattivo, cioè vero, concreto, tra la scuola, la pubblica amministrazione e le imprese sarde. Ci vuole svelare qualcosa di più? Io provo a separare i due pezzi per un attimo, poi magari vediamo se si uniscono. Se abbiamo il 2,7% delle start-up, siamo bravi, ma non ancora abbastanza. Sì. Perché la nostra popolazione è circa il 2% italiana, quindi noi, vuol dire che siamo già un po' oltre la nostra quota normale. Normalmente siamo sotto, naturalmente, perché il nostro prodotto pro capite è sotto quella quota lì, eccetera, eccetera. Quindi va benissimo come base di partenza, ma io credo che si possa crescere. Per crescere ognuno deve fare la sua parte, naturalmente le persone brillanti nel privato devono fare la loro parte, noi pubblica amministrazione dobbiamo fare tante cose, alcune cose stiamo cercando di farle, potrei fare un lungo elenco di azioni, alcune dipendono anche dalla giunta precedente, altre le stiamo facendo noi, però ci tengo a dire una cosa: per avere start-up innovative, perché poi le start-up oggi sono soprattutto innovative, che siano nell'agroalimentare o che siano nell'ICT puro, o sono innovative o non si va da nessuna parte, quindi devono essere comunque innovative. Per fare roba innovativa ci vuole anche chi ci mette i soldi, oltre il giovane brillante che ha avuto l'idea, deve anche trovare un pochino di finanziamenti. Certo. Il sistema bancario, non solo in Sardegna, è un po' lento a vedere ciò che c'è di innovativo in un'idea. Naturalmente abbiamo bisogno del venture capital. Sì. Allora, noi abbiamo un'idea molto semplice: per avere un contesto nel quale l'innovazione prende piede,
ci vogliono alcune cose, ci vuole un bel posto dove stare, perché la gente adora stare in un bel posto, grazie a Dio la Sardegna non ha problemi, non ha limiti da questo punto di vista. Ci vogliono giovani brillanti, qui il ruolo dell'università è davvero importantissimo, e quindi anche delle scuole prima dell'università, e questa è una filiera assolutamente fondamentale, magari ci torniamo tra un attimo, però queste due cose, avere un bel posto che attrae persone intelligenti, avere un'università che li trattiene e gli dà le competenze giuste, non basta se non c'è il venture capital. Il venture capital sta lontano dall'Italia molto, perché l'Italia ha delle leggi che non vanno bene per il venture capital, ne abbiamo parlato spesso. Non siamo attrattivi per gli investimenti. Il governo, no, abbiamo piccoli problemi, adesso tra qualche modifica sta avvenendo per fortuna, ma per decenni abbiamo avuto una legge fallimentare che è l'incubo di qualunque venture capitalist, perché un venture capitalist finanzia 10 imprese, 9 falliscono circa di sicuro, e i soldi li fa con la decima, che invece è stata la scommessa vincente. Ma uno non può trovarsi incastrato ogni anno o non so quando in 9 conflitti intorno a regole fallimentari dementi come quelle che ci sono in Italia. Quindi il venture capital sta lontano, allora noi non possiamo cambiare la legge fallimentare, possiamo dare un incentivo, e abbiamo quindi approvato un progetto che credo che sia innovativo, che sia importante, ne parlerà il Sole 24 Ore nei prossimi giorni, è quello di dire benissimo, noi le start-up che riescono a interessare un venture capitalist e sono localizzati in Sardegna avranno un grande vantaggio, le imprese e il venture capitalist, che se il venture capitalist giudica interessante quell'idea e ci mette, che sono 1 milione di euro, noi raddoppiamo quello che ci mette il venture capitalist, che viene da un elenco certificato naturalmente di venture capital di qualità. Noi ci rifiutiamo di valutare l'impresa, non lo sappiamo fare, non siamo assolutamente in grado di farlo, non è il nostro mestiere, ci fidiamo della valutazione certificata di qualità da parte di un venture capitalist che sa bene il suo lavoro. Ci mettiamo più soldi. Perché ci mettiamo più soldi? Perché vogliamo che vengano in Sardegna. Perché con la normativa italiana starebbero lontano. Allora gli diamo una sorta di compensazione. Sappiamo che l'Italia è un gran problema per il venture capitalist, ma se venite in Sardegna condividiamo il rischio e speriamo che questo ci dia un grande appoggio. Finisco, sono lungo, mi rendo conto, che c'entra la scuola e l'università con questo. Beh, noi abbiamo bisogno di molta più qualità nell'istruzione, abbiamo bisogno di superare, adesso stiamo parlando di cose bellissime, di Sardec, stiamo parlando di venture capital a cui diamo una compensazione rispetto a difetti italiani, poi ci guardiamo i dati della scuola e vediamo tassi di dispersione scolastica assurdi, sì, apprendimenti che non vanno assolutamente bene, che ci lasciano proprio nel mezzo del mezzogiorno, quando noi vorremmo uscire da questa trappola del sottosviluppo. Dobbiamo allineare tutto, non possiamo parlare di start-up e venture capital e cose strabelle e poi avere questa piattaforma del tutto insoddisfacente, bisogna allineare tutto, e questo è il motivo per quindi cui quindi autoapprendimento? No, mettiamo autoapprendimento, mettiamo un sacco di testa, e vorremmo l'aiuto di tutti, anche di Sardex per motivi che possiamo toccare dopo, per migliorare rapidamente la qualità della nostra istruzione. Ieri ero davanti a 300 docenti di matematica a cui abbiamo detto lavoriamo duro per migliorare gli apprendimenti in matematica nelle nostre scuole. Mettiamoci contenuto, troviamo il modo di farlo, perché noi mettiamo i soldi, ma poi ci vogliono anche le idee, appunto, e bisogna essere innovativi, anche su come si insegna matematica. Insomma, stiamo lavorando duro perché la filiera della conoscenza sia senza buchi e alla fine generi anche imprese innovative. Presidente, a maggio scorso lei ha consegnato un dossier al Presidente Renzi dove si parla di tutta una serie di tematiche che stanno molto a cuore comunque a noi sardi, dall'insularità poi anche alla questione proprio dei trasporti, continuità territoriale. Voi quest'ultimo periodo state facendo un gran lavoro proprio di interlocuzione con il governo. Lei da poco ha dichiarato di voler un po' chiedere proprio i conti, no? Il governo dice bisogna che il governo ci dia una parte di risorse per sopportare il carico del miglioramento, no? Verso appunto i trasporti e verso la continuità territoriale. Sappiamo che i dati, cioè i numeri sono importanti, 600 milioni di euro per l'infrastrutturazione, per aeroporti, porti. A che punto siamo?
Bella domanda. Ieri credo di avere scambiato opinioni con 3 ministri e un primo ministro su questo tema. Siamo nell'attualità stretta. Tra le 5 e le 6 di ieri, perché sta uscendo la legge di stabilità, siamo tutti un po' angosciati per vedere se arrivano i risultati oppure no. Però l'interlocuzione c'è, è ancora molto, io sono ancora molto ottimista, naturalmente sono molto attento perché le promesse sono promesse, le promesse devono diventare fatti, poi i fatti devono anche avere dei progetti dietro. Per cui, bene, riassumiamo un attimo, noi siamo andati dal governo a dire, noi non siamo sardi lamentosi, non veniamo qui a fare il solito elenco della lamentele di ogni tipo, stop, finito, ci si autosconfigge in quel modo, però vogliamo dire al governo che l'insularità è un problema, non è un problema devastante o definitivo, però è un problema. In che senso è un problema? È un problema perché l'insularità e rende più difficile collegarsi ai grandi network. Questo vale per i trasporti, questo vale per l'energia, questo vale per altre questioni. Dal mio punto di vista anche per la rete naturalmente interna della ferrovia, che in Italia, in Sardegna è assurda, semplicemente perché gli italiani continentali hanno pensato chi se ne frega se quella sarda è assurda, tanto danneggia solo i sardi. Se fosse un pezzo della rete ferroviaria di Firenze, della Toscana, direbbero no, possiamo lasciare una rete che fa schifo in Toscana perché ne paga tutto il sistema di rete. Quindi l'insularità, abbiamo convinto il governo che l'insularità ha delle componenti anche qualche volta un po' sorprendenti e che quindi bisogna mitigare, si può fare senza lamenti e con molta precisione. Quindi noi abbiamo chiesto 3 cose, le ripeto ma mi fermo subito. 1, continuità territoriale. Al di là di tutte le polemiche sulla continuità territoriale, io continuo a dire deve essere migliorata molto, e se ne può ancora parlare naturalmente possiamo parlarne, ma certamente, ma adesso ci tengo a dire soltanto una cosa: noi ci paghiamo la continuità territoriale perché l'abbiamo scelto nel 2006 nell'avvertenza entrate. Dal mio punto di vista ci paghiamo la continuità territoriale di chi risiede in Sardegna, ma io credo che sia un diritto di cittadinanza anche dei continentali di poter venire in Sardegna, magari quando vengono in vacanza a un costo decente, senza diventare vittime di qualche monopolio che estrae la rendita del turista che vuole venire in Sardegna, il quale poi ha meno soldi da spendere da noi e vanno, il desiderio di venire in Sardegna diventa ricchezza di qualcun altro già nel tragitto per venire qua, non ha senso. Allora che abbiamo chiesto al governo con chiarezza e determinazione che la continuità territoriale da e per la Sardegna è un problema nostro, ma è un problema anche dell'Italia al netto della Sardegna. Che se ne facciano carico, perché anche loro. Se io vado col treno veloce a Salerno, non è che la ferrovia l'hanno pagata con i soldi dei salernitani, l'ha pagata la fiscalità generale naturalmente, perché fa parte di un diritto di mobilità di tutti verso tutti. Quindi questo è un punto dal quale non si può tornare indietro. Ho qualche notizia positiva, spero quindi che arrivino ufficialmente notizie positive su questo punto. La seconda cosa, sempre collegata all'insularità, è quella dei treni. L'ho detto un attimo fa, i treni non sono così disastrosi per motivi diversi da quelli di insularità. Ci hanno abbastanza abbandonato perché una cosa che funziona male solo per noi e non mette in crisi l'intera rete. Non va bene nemmeno questo. Quindi stiamo parlando con il governo, in particolare col ministro Delrio, per fare un intervento che annunceremo nei prossimi giorni, vedremo in quanto tempo ci porti. Io le do l'obiettivo, che è la cosa fondamentale. L'obiettivo è che noi vogliamo arrivare Cagliari Olbia in 2 ore e 15, e Cagliari-Sassari in 1 ora e 59, per essere precisi. Sembra che vada male? No, va bene. Perché va bene? Non solo perché vogliamo poterci muovere in questa regione in modo che non sia circa medioevale scandaloso. Ricordo sempre un articolo dell'Economist di qualche anno fa che, per dire guardate che il Sud non ha infrastrutture, citava un solo esempio: Olbia-Cagliari in 5 ore in treno. Di tutti gli esempi che poteva fare, ha fatto quella roba là. Bene, non solo è uno scandalo che ci siamo ferrovie in queste condizioni, ma è un disastro di nuovo per l'insularità, perché noi colleghiamo i 3 aeroporti tra loro velocemente, sia per il turista, sia per il residente della Sardegna, per il residente in Sardegna, o li colleghiamo in modo facile e veloce, collegando poi gli aeroporti col treno alla rete principale, ma la rete principale che funziona, oppure noi saremo sempre deboli, avremo sempre aeroporti, ognuno dei quali fa gli affari suoi, che non sono gestiti in modo integrato, unitario, e allora i nostri hub per viaggiare sono frazionati, deboli, e siamo vittima di qualunque compagnia di aerea che può naturalmente metterci l'uno contro l'altro e indebolirci. Quindi la ferrovia è una cosa cruciale. Io spero che nei prossimi giorni potremo finalmente dire che il famoso treno veloce, che all'inizio non sarà troppo veloce, ma sarà comunque più veloce, possa viaggiare. Spero che si tratti di una cosa che avverrà tra poco più di un mese. Un mese.
Ma quello che mi interessa di più è poi l'intervento sulla rete per far andare questi treni, per farci raggiungere l'obiettivo che dicevo prima. Se tra un po' avremo un treno che ci porta in 2 ore e 15 da Cagliari a Olbia, va strabene e va molto bene anche perché ci possiamo muovere tra aeroporti in un modo che è analogo a quello che fa un cittadino di Londra quando deve andare da Gatwick a Stansted e può scegliere entro un tempo ragionevole da dove partire o da dove rientrare. Grazie Presidente, purtroppo è scaduto il nostro tempo, le avrei voluto fare tantissime altre domande. Voglio dire una sola cosa in più. Un'ultima cosa. La terza cosa di cui volevo dire, che è un'altra cosa, metteteci sotto controllo, vediamo se riusciamo a fare le cose, perché alla fine il punto fondamentale è che noi parliamo, ma devono arrivare i risultati, altrimenti la fiducia di cui parlavo prima non si crea. Allora io preferisco non parlare ma dire quali sono gli obiettivi, così potrò essere valutato e se i risultati arriveranno spero che un po' più di fiducia ci sarà in futuro. Il terzo punto è il metano. Sul metano stiamo lavorando con molta determinazione, stiamo riprendendo con chiarezza l'idea, stiamo facendo una valutazione col MISE sul portare il metano nel modo più semplice di tutti, che è un tubo da Piombino a qui. Credo che anche questo sia una sorta di diritto di cittadinanza della Sardegna e credo che anche questo sia una mitigazione del problema di insularità, un altro network a cui dobbiamo assolutamente collegarci. Grazie. Ci lascia così, mannaggia. Quante cose le avrei voluto chiedere, grazie Presidente, grazie davvero. Arrivederci. Grazie al Presidente Pigliaru, peccato il tempo è tiranno e va bene. Adesso richiamerei i nostri grandi maestri musicisti per regalarci un altro inedito e ci vediamo dopo, grazie. Grazie a Emanuele Conti e Andrea Granizio e ci hanno così aiutato ad arrivare in breve tempo a questo terzo panel che è tutto di carattere internazionale. Allora io chiamerei qui sul palco la nostra traduttrice Sara
che, eccola qua, dell'angolo America, mentre invece American, mentre invece in sala abbiamo Arju che sta aiutando e sta traducendo tutto il tempo, ma da ieri insomma, quindi un bel lavorone per gli ospiti internazionali, e quindi benissimo. Allora li facciamo entrare, chiamiamo subito sul palco Henk van Karkel, che è il presidente della Fondazione Strong. Buonasera. Prego, si accomodi. E poi anche Jaima, si pronuncia Caterinau. Eccola qua. Salve, si accomodi, che si è occupato del progetto DigiPay for Growth della Catalogna. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, vorrei chiedere immediatamente a Henk, il suo team sta sviluppando dei sistemi particolarmente innovativi di pagamento. Come sta andando, ad esempio, il Bristol Pound? Vorrei sapere come sta andando, come si sta sviluppando. Maybe give some pre-information. It was in 1999 that Mervyn King, the vice governor of the Bank of England, predicted that money in its nature would change. And it was in 2014 that we received for the software that is behind DigiPay for Growth the ePay Innovation Award from the financial industry, because we created a kind of software that is capable to influence the behavior of money. Now, what is behavior of money? For example, the period that it keeps on circulating in a certain area, the multiplier in a certain area, which means that if you spend it, you can give it certain rules that makes... Oh, sorry. Un po' veloce. You can give it certain rules that ensures you that it will circulate a certain amount of time. So if you double the effect of the expenditures of the regional government, you would have twice the economic impact of those expenditures, which would be very important regarding work and businesses. Traduciamo, Sara. I come back to the Bristol Park. Okay. Bene, iniziamo con una piccola introduzione. Bisogna dire che innanzitutto parliamo dopo. Nel 1999 fu... Who was the president? Mervyn King. Mervyn King predisse che la natura stessa dei soldi sarebbe cambiata, e fu appunto nel 2014, basandoci su questo aspetto, che abbiamo vinto il premio per l'innovazione ePay. Ciò significa che noi abbiamo fatto un lavoro sul denaro. Would you like to continue influence the money? Yeah, so the affects the multiplier of money. Okay. L'effetto moltiplicatore del denaro, Which affects the quantity of income and work on the island, che ovviamente ha un effetto sul reddito stesso dell'isola. So I start on continuing then. With this idea we connected with the European Commission. Con quest'idea abbiamo collegato con la Commissione Europea. With partners like SADEX, con dei partner come Sardex, per esempio, Bristol Pound, and we created together this DigiPay for Growth project. E abbiamo creato insieme questo progetto DigiPay for Growth. Now, the coming year will be a very interesting year. L'anno che verrà sarà estremamente interessante. Because we have Sardinia, which is now moving. We have Bristol, where the Bristol Pounds, the Bristol government also intervenes. We have regions in provinces in Holland and cities in Holland. We have cities in the Vorarlberg region. So we have a lot of initiatives that are all now starting to implement this technology. Bene, abbiamo molte nuove nazioni che stanno iniziando a implementare questo progetto, a partire dalla Sardegna, in Olanda, a Bristol stesso, dove sta intervenendo anche il governo. Bristol Pounds, one of the partners is the partner in England, has already, let's say, a one-to-one scheme with sterling, pound sterling towards Bristol Pounds. Bene, il Bristol Pound ha già uno schema di 1-1, quindi il Bristol Pound corrisponde a una sterlina.
And now they have done all the tests with the Bristol Prospects, which are basically credits for small companies created like Insidex as mutual credit, but within the end the opportunity to exchange the mutual credit towards euro, pound sterling. E hanno avviato un'idea simile a quella del Sardex, dove c'è la moneta complementare che può essere scambiata per quello che è poi la moneta del luogo. Il valore della moneta corrente, insomma. The value of the currency itself. Yeah. So, and the nice thing is that there are already 20 other cities in England that are in line to follow the example of Bristol. La cosa bella è che ci sono già altre 20 città in Inghilterra che vogliono seguire la linea di Bristol. And basically the same thing is happening in Holland. We have now 3 regions and several cities and municipalities we are discussing this program with. E la stessa cosa sta avvenendo anche in Olanda. Ci sono già altre 3 regioni esatto. Con delle municipalità e altre città che stanno seguendo questa linea. And of course very interesting is also the developments in Catalogna. E ovviamente è anche esatto. Molto interessante vedere quindi, lo sviluppo in Catalogna. E lo vediamo con Giama Caterino. Vediamo appunto come si sta svolgendo questo progetto e se avete anche dei dati di flusso già disponibili per avere un po' un'idea concreta uh-huh. Sui dati. Ok, thank you. Thank you for inviting us, first of all. Grazie per averci invitati, innanzitutto. The project of DigiPay in Catalonia has been mainly developed in a city which the sixth city, bigger city in Catalonia, is Santa Coloma de Gramenet, which is very close to Barcelona. Bene, innanzitutto questo progetto è stato implementato nella sesta città più grande della Spagna, che è della Santa Coloma de Gramenet. Della Catalogna. In Catalogna, scusatemi. This city has 120,000 citizens and over 2,000 commerces. Molto bene, questa città ha più di 120,000 abitanti e... What's the exact number? More than 2,000, over 2,000 commerces. Ok, e circa 2,000 nuove iniziative. Mm-hmm. And the model that we are deploying there is the DigiPay model, which is a one-to-one conversion between units and euros with a fixed delay, which means that the currency, the units that we give to the citizens, cannot be converted to euro during a certain period of time. Bene, il sistema che stiamo utilizzando è quello del DigiPay, dove la moneta di che si utilizza per un certo periodo di tempo non può essere convertito in euro. Mm-hmm. Why we are doing this? We are doing this because as forcing the currency to be there and only be expendable in the commerces in the city, we have a bigger impact in the local commerces. E perché questo? Perché questo ha un impatto maggiore all'interno della città, costringendo le persone a spendere il denaro all'interno della città, e ha un impatto più grande. Mm-hmm. Quindi è sicuramente utile per lo sviluppo proprio locale del territorio. Yes, of course. The local government see this technology and this project as a tool to apply economic and social policies into this city. Bene, ovviamente sì, e quindi questo viene visto come uno strumento per migliorare la situazione sociopolitica. Mm-hmm. And apply different kind of politics to optimize some kind of dynamics, for example, increase certain types of shops or create motive reasons to the citizens to behave in a certain way. E questo spinge anche gli abitanti, anche i negozi e i commercianti a comportarsi in un certo modo. Mm-hmm. How do we know that the local impact is growing and the commerces have a deeper impact with this? We apply a scientific method called LM3 that I will explain. Come facciamo a sapere che questo sta avendo per l'appunto un impatto? Bene, perché utilizziamo un metodo scientifico chiamato LM3. Mm-hmm. The LM3, which is the local multiplier factor, is a scientific inquiry in which we have done right now, seeing how the money that the local government put into the system as subsidies is spread among the city. Questo sistema LM3 ci permette di vedere come il denaro, le subvenzioni pubbliche che sono state date dal governo, vengono distribuite all'interno della città.
Making this inquiry right now, that means with the euro currency, we have seen that one euro that is put into the system as a subsidy has an impact between 1.5 and 1.7. That means that after having make one round and half more, this money usually goes outside the city because some provider yet just buy something outside the city. E noi abbiamo constatato che studiando un euro che viene messo in circolazione ha un impatto che sta tra 1,5 e 1,7 volte quello che è il suo impatto iniziale. Ah. Ciò significa che dopo essersi mossa all'interno della città, questa moneta finisce all'esterno della città. Mm-hmm. What we hope is that after applying the DigiPay model there and forcing the currency not to move from the city during a certain period, we will get an increase of 3-4 times this, so we will get a multiplying factor of 6-7 approximately. Quindi la speranza è quella di mantenere, costringendo il denaro a rimanere al centro della città, e speriamo di ottenere un risultato che è quello di 6-7 volte tanto quello iniziale. Mm-hmm. Vorrei chiedere sia a Hank che a Gianna, ma quanto è importante in questo sistema, in questo circuito, la fiducia che si va a creare? I first need to explain a little bit about the currency itself. It's a claim on a euro. So if it's a claim on a euro in a certain moment in the future, you really need to trust that that euro is there. So that is why either the euro should be there, or in case that it's based on a credit, you should be certain that if the person who got the credit will not repay, that somebody else will step in. So normally we make a guarantee fund, and on top of that we look for a financial institution, like Sphere, for example, that guarantee that if everything goes wrong, the money is still there. So you create an institutional way of trust, a good guarantee fund and a good second level guarantor. That's essential in the whole program. So we have three types of money. One type is the money is already there in the bank. The other type is there is a credit. And the third type is you bring the future payments, for example, future payments of the government up front. So you have an earlier... Traduciamo perché sennò qua... Okay. So we have three types... Abbiamo tre tipi... Of reasons... Di motivi why this money exists. Perché questo denaro esista. It's a claim on future money. È un reclamo sul denaro futuro. At a certain specific moment. In un certo dato momento. So if you have in the software, if you have look into your to your current account. Quindi con il nostro software, se guardi nel proprio conto, you see the amount you've got. Puoi vedere la quantità che hai. And the moment that it will be that you are able to cash it as euros. È il momento in cui potrei ottenerlo sotto forma di euro. And in between you can spend it inside the network. E nel frattempo potrai spenderlo all'interno della rete. So you have three types. One is quindi ci sono tre tipi. Il primo è cash money that is there either from a government or for consumers. Okay. Il cash money che è lì per gli utenti o per il governo. The other is the future expenditures of the government. So if they are paid in 3 months and you are sure that they are paid in 3 months, you put the date of 3 months in that money. Poi ci sono le future spese che possono già essere reclamate, diciamo, e si indica la data per il futuro. And the third is a credit. Il terzo è un credito. Specifically a commercial credit. Un credito commerciale specificamente. In which at the moment the credit will be repaid, the euros are available to pay to the person who has the claim. Ok, che nel momento dell'essere ripagato sarei ripagato in euro. And those three elements are in all the European projects mixed in some ways. Sometimes it's cash money, sometimes it's claims on the government, invoices to the government, sometimes it's credit. Queste tre forme di denaro sono in qualche modo mescolate e mischiate all'interno dei diversi progetti. Qualche volta si presenta nella prima forma, qualche volta nella seconda e qualche volta nella terza. In the element of credit we have an innovation which is interesting for the startup program.
Per quanto riguarda l'elemento del credito, abbiamo un'innovazione. Because one thing which is few discussed, but it's very important if you talk about money, that it's at one time there's the credit at one side. Da una parte una cosa molto importante è il credito. And the other side is purchasing power. E dall'altra parte il potere d'acquisto. Because businesses, startups needs clients. Perché questo vuol dire che gli startup hanno bisogno di clienti. If we look from a perspective of purchasing power of potential clients, se guardiamo dal punto di vista del potere d'acquisto di potenziali clienti, the startup that gets a credit, lo startup che ottiene il credito, is in economic terms, viene chiamato in termini economici, is a marginal client for the supplier, è un cliente marginale per il fornitore, so an extra client, quindi un cliente in più. This extra client does not need to bring in the full cost of the product. Il quale non ha bisogno di importare o di portare il costo intero del prodotto. As soon as it brings in more than the variable cost, there is a profit. Appena viene portato il costo variabile, c'è un profitto. So the innovation is that the first supplier contributes to the risk, to the credit risk of the startup. Quindi il primo fornitore contribuisce al rischio del credito dello startup. Together with the investor, together with the aspect that the regional government promises, and I think also together with the additional, the marginal income of the government of Italy in tax thing, you can come up to maybe 90 of 100% backing of such a loan to the startup. Quindi ciò vuol dire che l'insieme di tutte queste cose può portare al circa il 90% del backup di queste spese. So if there would be 90% default, quindi se ci fosse un fallimento del 90%, you could cover it because saresti in grado di coprirlo. The marginal tax income of the national government is 45-50%. Ok, quindi il tasso marginale del governo è di circa 45-50%. Pretend the investor brings in 15%. Immaginate che l'investitore porta un 15%. And the region another 15%. E la regione un altro 15%. Then even if the first supplier provides 20%, we are already up to 100%. Allora, anche se il primo fornitore provvede all'altro 20%, abbiamo già coperto le spese. So it's a huge opportunity to create an opportunity for people to start a business. È un'enorme opportunità per permettere alle persone di iniziare un business. Maybe fail, but that is a lesson. Magari si fallirà, ma questa è una lezione da cui si impara. But some will succeed and will be the base for a new strong economy. Ma alcuni avranno successo e questa sarà la base per una nuova forte economia. And the good thing is, it's not only that they get a credit. E la cosa ottimale è che non ricevono soltanto il credito. But you create at the same time potential clients for that same business. Ma si creano anche dei potenziali clienti per questo stesso business. Sorry, it's maybe a little bit technical, but it is as it is. Grazie. Bene. Volevo chiedere a Jawa invece adesso questo sistema di DigiPay for Growth verrà utilizzato anche a Barcellona. We are working on it. Una provocazione. See. Let's see. This is a political difficult thing. Yeah. Yeah. I will tell now. I want to tell the two main problems that we have found in Santa Coloma and that, of course, can also apply to Barcelona whenever they want to make an Abbiamo occurrence. Due grandi problemi che si sono presentati a Santa Coloma e che potrebbero anche essere presenti nel caso di Barcellona. The first problem is that I don't know here in Sardinia, but in Catalonia, in Spagna, the local municipalities are 20th century organizations with 19th century legislation. Le municipalità in Spagna in particolare sono del XX secolo secondo le loro organizzazioni, ma with 19th century legislation. Con le legislazioni del XIX secolo.
So it's quite difficult to put there a digital virtual currency, which is different than euro. Diventa molto difficile implementare una moneta complementare come il DigiPay. So what we found last year, and we have been working hard this year, is how to make the legal paperwork to make this possible, that the municipality is paying, is everything done from their point of view in euros, but at the same time you're using the and deploying the new currency. Quindi ciò che su cui abbiamo lavorato nell'ultimo anno è stato proprio questo, tutto il lavoro cartaceo per far risultare, per far vedere che tutto viene effettuato in euro, mentre in realtà stiamo implementando questo nuovo progetto. Second problem that we have found is related to identity, which has been talked yesterday here. Il secondo problema che abbiamo trovato è quello dell'identità, di cui abbiamo parlato anche ieri. Thank you for the Grazie per lo slide. As you know, we have a strong identity in Catalonia. And in fact, what is happening there is that we are making a real path to try to be a normal country in Europe. Abbiamo una fortissima identità in Catalogna, però stiamo anche cercando di renderci più partecipi all'interno dell'Europa. So having a strong identity is good to deploy a new currency, something that unite people and make them to see their own currency as something useful. Questo è ottimo perché questo ci aiuterà a implementare il progetto l'unità delle persone e anche fiducia. But at the same time when you start making some path to the something else, it becomes a problem. Però allo stesso tempo, quando si inizia a dirigersi verso qualcosa di nuovo, diventa un problema. And what we are having now is the two governments that are fighting each other, and special the government of Spain is very cautious and watching everything that is being done in Catalonia. E quindi al momento ciò che noi abbiamo è un problema, è un litigio fra due governi, in particolare quello della Spagna, particolarmente cauto, e sta guardando con occhio molto attento tutto quello che viene fatto in Catalogna. So for example, maybe here is quite easy to say that this is a currency, a different currency, but this is some words that are forbidden there. Quindi se da una parte è facile dire che questa è una nuova moneta, magari dall'altra parte è quasi vietato dirlo. Because the Bank of Spain will just jump over us and perché la Banca di Spagna ci aggredirà. So the identity now is something that we should take go very careful, choose the words we say, and of course try at every step we do keep talking with the Bank of Spain. Of course we speak Catalan Spanish, so it's not a problem. Quindi ciò che noi dobbiamo fare è procedere con cautela, continuare a dialogare fra i due governi, fra le due banche. So it's no currency, it's no complementary, but it's a payment system. Yes, but don't say to anyone. Quindi non è complementare, però è un sistema di pagamento. Sì, ma non dirlo a nessuno. Grazie, grazie. Abbiamo terminato il nostro tempo. Ringrazio anche Van Arkel, presidente della Fondazione Stro, e Giama Caterinau del progetto DigiPay for Group della Catalogna. Vi ringrazio. Thank you so much. Thank you so much. E adesso riprendiamo con la nostra musica, i nostri maestri che tornano sul palco a deliziarci con un altro inedito.
Contis e Andrea Granizio. Grazie ancora. Grazie ancora. Siamo arrivati al quarto e ultimo panel, quindi ultimo momento, chiamiamo immediatamente gli ospiti. Massimo Amato, filosofo e storico dell'economia dell'Università Bocconi. Buonasera. Buonasera. Dove vuole? Alessandro Spano, docente di economia delle aziende pubbliche dell'Università di Cagliari. Buonasera. L'onorevole Sergio Boccadutri, parlamentare, responsabile anche della rinnovazione, salve, del PD. E poi John Martin, Director Center for Sustainable Regional Communities, Trobe University Australia. Grazie. Okay. Ecco anche Sara che torna per aiutarci con la traduzione. Prima di iniziare a fare un rapido giro di interventi, sentiamo adesso una clip che ha preparato la nostra partner, media partner di questo evento Carta Bianca, con il supporto tecnico di EIA TV. Chiedo al nostro regista Giulio Giambalvo di mandarle in onda il punto della crisi. Il rallentamento dell'economia mondiale e le incertezze delle borse europee, messe alla prova dall'effetto contagio della Cina che a luglio ha toccato i valori peggiori degli ultimi 6 anni con il crollo del mercato azionario, sono alcune nubi che si addensano nei cieli dell'economia globale. Mentre le bolle speculative producono effetti in attesa che si risolva il rebus cinese, l'economia degli USA si è fermata ad una crescita del 2% contro una previsione del 2,3%. Sugli scenari internazionali pesa anche il deprezzamento delle materie prime che sta danneggiando più del previsto i paesi esportatori ed è responsabile del rallentamento dell'economia mondiale. L'eccesso di produzione dell'acciaio richiederà anni per essere smaltito. Il calo del prezzo del petrolio, che a luglio ha segnato il ribasso peggiore dal 2008 con un meno 20%, sta determinando un'offerta di oro nero superiore alla domanda. Mentre la Grecia è il paese con un debito pubblico più pesante, pari al 180% del proprio PIL, intanto la Banca Centrale Europea ha cambiato pelle e da centro decisionale tecnico sulla moneta e sul credito si è trasformata in un attore politico non solo degli scenari bancari ma anche degli indirizzi dei singoli stati. Lo dimostra la supervisione che opera sulle banche centrali nazionali, che le ha permesso di aumentare il potere di influenza sulle politiche creditizie e di incidere sulle regole di funzionamento di tutta l'economia. Un ruolo nuovo che secondo alcuni esperti è sintomatico dell'assenza di altre istituzioni credibili e che serve a colmare un vuoto lasciato dal Parlamento europeo. A partire dal 2009 la BCE e le altre banche centrali hanno applicato una sorta di keynesismo privato, hanno cioè immesso liquidità in un sistema aperto e poco regolato, attraverso gli istituti di credito e degli altri operatori finanziari. Questa operazione garantisce di pilotare al ribasso i rendimenti obbligazionari, in particolare i titoli di Stato, e a deprimere i tassi di mercato. In pratica, attribuendo le risorse direttamente alle banche, si accetta che siano queste a selezionare gli investimenti ed è naturale che chi guarda al massimo profitto preferisca investire la liquidità nei mercati finanziari e nelle grandi multinazionali che accorpano i grandi colossi finanziari, lasciando solo le briciole alle piccole realtà locali, costrette ad accettare anche tassi di interesse molto alti, giustificati dal fatto che si tratta di soggetti vulnerabili alla crisi. In questo modo si amplificano le disuguaglianze tra i più ricchi e il resto della popolazione resta esclusa dai vantaggi diretti della liquidità a costo zero. In questo scenario internazionale di grande incertezza, l'Italia, che ha iniziato a tirare un sospiro di sollievo dopo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sull'aumento del PIL, avrà una crescita lenta e presenterà valori al di sotto dell'area euro, situazione invariata dal 2008. Insomma, c'è poco da star tranquilli. La stretta creditizia che si è abbattuta come una scure sulle imprese negli ultimi 4 anni e mezzo ha fatto calare il credito erogato di quasi 90 miliardi di euro. Le sofferenze sono cresciute, passando dal 6,6% al 17,2%. Al credit crunch vanno sommati anche i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione per i lavori già eseguiti dalle imprese, un problema spesso responsabile dei fallimenti delle aziende che rimangono a corto di liquidità, strozzate da un meccanismo che a catena trascina l'intero sistema produttivo. Nella classifica dei ritardi sui pagamenti della pubblica amministrazione, secondo un'analisi condotta dalla CGA di Mestre, ai comuni
comuni spetta la maglia nera, seguono le ASL e il Ministero dell'Economia, ma ci sono esempi di regioni in confronto virtuose come il Veneto, che salda le fatture con un ritardo stimato in 18 giorni. Ai mancati pagamenti è connesso il patto di stabilità interno, che nasce dall'esigenza di seguire dei parametri comuni agli Stati membri dell'Unione Europea, e si lega all'indebitamento netto della pubblica amministrazione, che si misura come saldo fra entrate e spese finali al netto delle altre operazioni finanziarie. I vincoli imposti dal patto limitano la capacità di spesa degli enti locali e incidono pesantemente sul pagamento dei crediti maturati dalle imprese, perché pur avendo le risorse in pancia spesso non le possono spendere, e di risorse i comuni e le regioni ne hanno sempre meno, con il taglio di 5 miliardi di euro inseriti nella legge di stabilità 2015. Nell'ultimo quinquennio la spending review ha ridotto di oltre 25 miliardi di euro i trasferimenti dallo Stato centrale alle regioni e agli enti locali, con il risultato che, per controbilanciare, i sindaci e gli amministratori locali hanno fatto cassa con l'imposizione di tasse a carico dei cittadini. Secondo lo studio della CGA di Mestre, che si riferisce al quinquennio 2011-2015, le autonomie locali più penalizzate dalla contrazione dei trasferimenti sono state le 15 regioni a statuto ordinario, che hanno subito una sforbiciata totale pari a 9,75 miliardi di euro. Ai comuni il taglio è costato 8,31 miliardi, mentre le 5 regioni a statuto speciale hanno subito una riduzione più contenuta pari a 3,34 miliardi di euro. Eccoci qua. Insomma, abbiamo fatto una bella panoramica dagli scenari mondiali, internazionali, BCE che cambia pelle, probabilmente va a colmare un gap lasciato anche dal Parlamento europeo, un vuoto, una sostanziale mancanza di istituzioni forti, e assume, diciamo, un ruolo politico che sino a qualche tempo fa non aveva mai avuto. Cosa pensate di questa congiuntura a livello mondiale? Stamattina Massimo Amato qui a Mizzas ha detto che la finanza non è al servizio dell'economia, il fatto stesso che ne parliamo ha un significato, e poi la finanza dovrebbe dare la possibilità agli imprenditori che comunque si accollano il rischio di impresa di accompagnarli in questo percorso. Massimo Amato. Purtroppo devo ribadirlo, non è al servizio, dovrebbe esserlo, quindi questo è un punto. Secondo punto, siamo di fronte al fatto che certo la BCE ha assunto un ruolo, diciamo, come si dice, proattivo e di sostituzione di indecisioni altrui. E dopodiché sta applicando una ricetta che è lungi dal rassicurarci circa gli effetti che si prefigge, nel senso che certo che c'è una creazione di moneta, certo che c'è un affidamento al sistema bancario del compito di trasmettere questa creazione di moneta all'economia reale, ma di fatto questa trasmissione non arriva. Quindi diciamo, ci ritroviamo pieni di soldi, ma senza credito. Quindi il problema rimane, quello del credit crunch è un problema fondamentale. Se aggiungiamo anche il problema del ritardi dei pagamenti, è chiaro che il sistema delle piccole e medie imprese, che comunque fa il 60% dell'occupazione europea, che in Italia è ancora più importante, e stiamo parlando del secondo paese manifatturiero d'Europa, è chiaro che qui c'è un problema che impone, dal mio punto di vista, e questo è anche uno dei motivi per cui vengo sempre volentieri a Mizzas, che impone di cercare forme alternative che tocchino e l'erogazione del credito e i sistemi dei pagamenti. Perfetto. Alessandro Spano, questo sistema di DigiPay for Growth può rappresentare davvero un antidoto ai mancati pagamenti della pubblica amministrazione? Io penso che sia un'opportunità enorme, in modo particolare per quanto riguarda un comparto che è quello degli enti locali, rappresenta una grande chance. Prima si è parlato soprattutto del livello regionale, ma in realtà lo stesso servizio faceva riferimento al fatto che una delle responsabilità maggiori nel ritardo dei pagamenti è attribuibile agli 8.100 e oltre enti locali in Italia, solo in Sardegna sono 377, quindi una quantità enorme.
Lo strumento delle monete complementari può rappresentare effettivamente un'utile strada. Come? Pensate solo una cosa, man mano che si allarga la dimensione di un circuito, se gli enti locali, se avremo modo parleremo poi degli aspetti tecnico-giuridici, sì, se un ente locale riesce a entrare all'interno di un sistema come questo, è plausibile che molti suoi fornitori siano lo stesso all'interno del circuito. Se l'ente locale riesce, ed è possibile farlo, a creare crediti usando una serie di strumenti che stiamo studiando anche col collega John Martin, è plausibile che lui riesca a pagare fornitori e quindi riduca il livello di indebitamento, anche perché i tempi di pagamento all'interno del circuito sono zero giorni, certo, e quindi man mano che riesce a usare capacità produttiva non utilizzata, beni non utilizzati, a Cagliari siamo pieni, pensate a tutti gli immobili che abbiamo, tutte le opportunità che abbiamo, genera capacità di ridurre l'indebitamento, diciamo, non voglio dire a costo zero, ma sicuramente con un buonissimo livello di sfruttamento delle capacità che non sono utilizzate. E permette anche di superare i lacci e laccioli del patto di stabilità interno, che abbiamo visto anche agli enti locali, non permette poi di spendere risorse che hanno magari in pancia. Allora, sul patto di stabilità abbiamo studiato con una certa attenzione l'impatto dell'uso delle monete complementari. È possibile che qualche vincolo ci sia ancora su questa follia puramente italiana del patto di stabilità, che è solo italiana, però alcune strade per ridurne l'impatto ci possono essere. E qui arriviamo a Bocca d'Utri, che appunto già ha fatto una proposta di legge proprio sulla moneta complementare, perché in Italia c'è la necessità di una normativa proprio di settore. Ma prima di tutto a tutela del sistema stesso, cioè tutela delle imprese, tutela anche dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e poi dei cittadini che agiscono in quanto consumatori. E quindi è una proposta tra l'altro di delega, perché stiamo parlando di una davvero di una cosa anche di, che ha un coltissimo contenuto di innovazione anche culturale ma anche tecnologica, perché ovviamente questa si dà DigiPay esattamente sta in questo senso, c'è l'idea che il futuro dei pagamenti è fatto di bit. Questo significa anche un risparmio in termini di riconciliazioni, trasporto di denaro, assicurazioni, eccetera, eccetera. È una delega e quindi costruire un percorso per cui ci sono alcune cornici importanti, cioè stabilire che la Banca d'Italia ha un ruolo in questo, perché è importante che il nostro istituto, la Banca d'Italia, vigili appunto sul sistema, e però che queste policy nascono un po' dal basso, cioè la delega ci consente di agire, quindi a guardare delle buone pratiche, come quella che sta facendo qui in Sardegna, raccoglierle, metterle in un sistema e quindi evitare sostanzialmente di irrigidire tutto in una norma primaria come la legge. E quindi uno strumento anche che può essere successivamente anche rivisto. Questa è la proposta, questa è l'idea, per dare anche poi agli operatori di poter operare, consentire anche loro di operare in totale tranquillità rispetto a un sistema. Invece volevo chiedere a John Martin, buonasera, che appunto riprendendo quello che diceva prima il suo collega in questa, parlando proprio di monete complementari, che tipo di progetti state facendo voi in giro per il mondo, soprattutto in Australia? Thank you Leila. I've worked in lots of different places around the world, and the first place I heard about complementary currencies was here in Sardinia. I worked for the World Bank, for the Asian Development Bank, mainly worked in Asia, and the first place when I came here in April, I had lunch with Roberto and Giuseppe and Carlo and Tony, and they explained this whole system to me, and it's been very interesting for me to learn about it. Innanzitutto devo dire che io ho lavorato veramente in tanti parti del mondo, dall'Australia ma anche in Asia per le banche, ma quando sono venuto qua ho visto per la prima volta questo progetto, ho potuto parlare con i creatori di Sardex ed è stato estremamente interessante. The general response in austerity is that systems close down, shut down, so the bureaucracy goes to ground, as we say, you know, the rabbit goes into its hole. Politicians are very cautious, central banks are very cautious, Brussels is very cautious. La risposta generale è che tutti diventano estremamente cauti, i politici, l'economia, anche Bruxelles diventa estremamente cauta nei confronti di questo. It's the same in Washington, it's the same in Ottawa, it's the same in Canberra, our national capital in Australia. No different.
succede a Washington, succede a Ottawa, succede in Australia, è la stessa situazione ovunque. So when I heard about Sardex and the initiative that actually comes from the bottom, comes from the community, this was a revelation for me. I was very excited about this. Quindi quando ho sentito che questo progetto proviene dal basso, questa è stata una rivelazione per me. The closest comparison I can make is the French-Canadian province of Quebec. The OECD's rural and regional development policy is based on what the Quebec provincial government did in Canada. L'unico esempio a cui posso pensare che raggiunge un livello simile è quello del Quebec. Quebec has 8 million people. It had some difficult economic times, and what the provincial government did, or the regional government, was actually place central government economic development offices, just like the Sardex brokers, in small towns across Quebec. Ciò che ha fatto il governo di Quebec con 8 milioni di persone, hanno instaurato dei vari punti, dei nuclei, così come ha fatto Sardex, nelle varie città. You know how the system works, so I'll move across and simply focus on the Sardex brokers. Are there any in the room? Quindi voi sapete come funziona, quindi mi sposterò direttamente al prodotto Sardex di cui parliamo. C'è qualcuno che ne fa parte, che è qua in sala? Fantastic. I think they're the champions. Because when I came to understand Sardex, how it actually worked, and I've just had a wonderful tour to the north of Sardinia, and I stayed in a hotel, and it had a Sardex symbol on it, Roberto, and I spoke to the hotel owner, who was very surprised that a foreigner knew about Sardex. Bene, io sono rimasto molto sorpreso, perché io ho fatto un tour non solo di Sardex, ma anche della Sardegna. Ero su a nord, sono entrato in un albergo, e c'era il simbolo Sardex, e il proprietario era molto sorpreso dal fatto che uno straniero conoscesse Sardex. So you see, the key, I think, to what I observe is the Sardex brokers, Alessandro joined Sardex, who is he going to do business with? So the Sardex brokers help Alessandro in his business to find people who he can actually work with. And I think that's fantastic. That's what they do in Quebec. Quindi penso che la chiave di tutto ciò sia proprio questo. Alla mia destra ho Alessandro. Alessandro ne fa parte di Sardex, e Sardex lo aiuterà a trovare delle persone con cui potrà collaborare, con cui fare mercato. E questa è essenzialmente la stessa cosa che succede in Quebec. So my initial point, Leila, is that when capital systems flatten, contract, the institutions contract, bureaucracies contract, politicians are cautious. Quindi il mio punto di partenza è dire che quando un sistema capitalistico si ferma, si restringe, tutto si restringe e si ferma e si blocca. I politici. Which is no surprise why complementary currencies are on the rise across Europe. It's no surprise at all, because people in regions like Sardinia are saying, what can we do for ourselves? We can't rely on government. Per questo motivo non è una sorpresa, non è sorprendente pensare che tutti questi sistemi complementari stiano emergendo in Europa, perché da quel momento in cui c'è crisi il popolo dice, bene, che cosa possiamo fare per risolverlo? But don't exclude government. The GDP of Italy, 50% of the GDP of Italy is public service, and in Italy the shadow economy is 22%. Okay. So 50% of the gross domestic product of Italy, 50% del PIL in Italia, is the public service. Sono i servizi pubblici. And 22%, e il 22% invece, is what's called the shadow economy, where it's not in the system and no tax is paid. Is that correct? Around 22%. Nero. Okay. Fa parte dell'economia sommersa. That's significant. So if I was in government, I would want to be involved with Sardex, because Sardex keeps a record of all the transactions. I would be saying to the bureaucrats, get on board, because this is a system that's legitimate and works, and it's based on a set of social relationships that people value.
Quindi se io facessi parte del governo, dell'apparato burocratico, inviterei tutti a far parte del sistema di Sardex, perché tiene conto a un file, un record di tutte le transazioni che vengono eseguite. The final point, Leila, is that a lot of the businesses that I see in Sardex are seasonal, tourism, agriculture and so on. Government isn't seasonal, government is there all the time. So if government was a player in a creative way in working with Sardex, they would certainly be supporting the local and regional economies of Sardinia. Ciò che ho constatato è che all'interno di Sardex ci sono tantissime imprese e aziende che hanno dei lavori stagionali. Il governo non è un lavoro stagionale, per cui rappresenterebbe una base fondamentale per supportare questo sistema. Grazie. Alessandro Spano, abbiamo sentito anche prima dalla presidente. Aspetto? Mi sentite? Adesso sì. Bene. Allora, dicevo, abbiamo sentito al presidente della SFIRS prima che questo DigiPay può essere importante anche per un sistema di tracciabilità. Quanto è importante all'interno delle pubbliche amministrazioni riuscire ad avere questa indicazione così precisa e puntuale? Aggiungiamo un tassellino in più. Credo che sia molto importante. Una delle criticità che la pubblica amministrazione italiana ha, soprattutto quando la confrontiamo con altri paesi del mondo, è la sua quasi totale incapacità culturale a misurare. La pubblica amministrazione italiana è bravissima a non misurare. Quando misura lo fa male, o altre volte accumula tantissimi dati che non vengono usati per assumere decisioni. La cosa incredibile di un sistema come questo, ed è uno dei motivi per i quali ad esempio l'università di Yale è interessata al meccanismo, è che genera una marea di dati, di informazioni sulle transazioni, che rappresentano una ricchezza enorme. Ormai gli stessi fondatori di Sardex dicono che il grande valore che loro hanno creato è la rete, le connessioni e le informazioni che tutto ciò può creare. Quindi poter tracciare le transazioni rappresenta un'utilità enorme e rappresenta anche una sorta di sfida dal mio punto di vista politico-democratica. Stamattina Paolo Dini parlava della necessità di democraticizzare maggiormente i vari contesti nei quali si opera. Immaginate che cosa possa significare il coinvolgimento di un ente locale all'interno di un CTU come questo, in cui i cittadini in qualche modo possono tracciare, possono verificare e possono in qualche modo essere maggiormente coinvolti in modo diretto, è forse anche uno strumento per aumentare il livello di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Non piacerà molto ad alcuni politici, ma a noi sì. Parliamo di politici, lei è d'accordo? Ma io ho presentato una proposta di legge per l'incentivazione della moneta elettronica. Noi qui stiamo parlando di una cosa che ovviamente è trasferibile a tutti i sistemi di pagamento digitali e quindi sono stra d'accordo. La cosa che mi piace di più, molto, cioè, per cui poi invece ho presentato una proposta sulle monete complementari, è che questa. Ha citato anche Sardex, ricordiamo nella sua proposta. Esatto. È che invece questo ha un impatto, mentre appunto la moneta elettronica non ha un diretto impatto sull'economia locale, invece la moneta complementare sì, ed è questa la vera, secondo me, ricchezza appunto dell'esperimento di Sardex e delle monete complementari, al di là appunto del fatto delle cose che condivido totalmente sulla moneta elettronica. Massimo Amato, lei ha fatto degli studi molto interessanti sui fallimenti. Ok, mi sentite adesso? Sì. Mi hanno dato il gelato evidentemente. Perché l'altro partito. Ha fatto degli studi sul sistema di fallimenti delle imprese determinato dai ritardati pagamenti, una sorta di catena che poi va con effetto trascinamento a invadere tutto. E questo è un grossissimo problema per il nostro sistema produttivo. Il DigiPay invece potrebbe davvero essere una grande marcia in più, un superamento. Sì, direi che qualcosa dell'ordine del DigiPay potrebbe essere proprio una soluzione. Mi è capitato di fare degli studi, ma soprattutto mi è capitato di essere chiamato in una commissione voluta dal Ministero della Giustizia proprio per far fronte, attraverso uno strumento nuovo, al problema dei ritardi e degli effetti dei ritardi nella soluzione delle procedure fallimentari. I dati sono terrificanti, cioè la durata media di una procedura fallimentare in Italia è 6.000 giorni. E stiamo parlando di decine di migliaia di procedure pendenti, evidentemente. E l'effetto è quello che si può immaginare. Creditori che sarebbero solvibili se fossero pagati subito diventano insolventi semplicemente per il fatto di attendere. Quindi, è vero che è la crisi a rendere necessario
il fatto di trovare strumenti nuovi, ma gli strumenti nuovi possono essere proprio degli strumenti di razionalizzazione. Questo mi sembra la cosa interessante. Il Ministero della Giustizia non solo ha guardato, diciamo, alla dimensione economica del problema, ma anche alla dimensione giuridica, cioè riuscire a dico in due parole, diciamo, qual è il succo del progetto che la Commissione ha presentato al Ministro, che il Ministro ha, diciamo così, recepito. Fatto sua. L'idea è che della massa gigantesca di crediti vantati dai creditori nelle procedure fallimentari, l'ordine di grandezza è 260 miliardi. Caspita. Di questa massa enorme, una parte possa essere, diciamo così, trasformata in un potere d'acquisto. Invece di attendere, appunto, i famosi 6.000 giorni, io subito ti do la possibilità, creditore, per una parte del tuo credito, e fate salve tutti i tuoi diritti sui crediti che hai comunque maturato, ti trasformo una parte dei tuoi crediti in un potere d'acquisto che però potrai usare solo, si fa per dire, solo per acquistare beni all'interno dell'insieme delle procedure fallimentari. Beni che possono, diciamo, ci sono all'incirca 20-25 miliardi di beni, soprattutto beni immobiliari, che sono bloccati nelle vendite fallimentari perché appunto non si vende. Allora, saremmo di fronte al fatto, e questo potere d'acquisto può essere esercitato per 3 anni e alla fine dei 3 anni viene convertito o in euro, se i beni sono stati venduti in euro, o in quote di un fondo nel quale i beni non venduti saranno conferiti. L'effetto, al di là dell'effetto economico che potrebbe essere importante, l'effetto è di dare certezza circa di fatto la chiusura delle procedure fallimentari. In luogo di 6.000 giorni passiamo a 1.000 giorni. Ah, caspita. E il Presidente Pigliaro lo diceva, perché gli investitori esteri, in particolare i venture capitalist, non vengono? Beh, evidentemente perché hanno paura di questa palude terrificante in cui di fatto per la natura stessa della loro professione sono rischiano di essere impelagati. Quindi, la cosa interessante di questo progetto è che abbiamo un coinvolgimento di un ministero, che non è neanche un ministero economico, ma comunque della pubblica amministrazione, per la messa in atto di un sistema di fatto di una moneta complementare, questa moneta per le procedure fallimentari, che invece di avere una dimensione locale ha una dimensione funzionale, cioè serve a risolvere un problema ben preciso su un mercato ben delimitato. Ed è chiaro che qui siamo di fronte, cominciamo, secondo me, in particolare in Italia, la Sardegna con tutte le sue iniziative, ma diciamo anche in Italia con il Ministero che ha deciso, insomma, di sostenere questo progetto, siamo di fronte alla possibilità di cominciare a valutare la potenza degli strumenti alternativi di risoluzione della crisi. Grazie. Alessandro Spano, ma quindi la potenza di questi strumenti, di questi mezzi, crea anche economia, dicevamo prima, economia locale, sviluppo dei territori, crea occupazione? Io penso proprio di sì. Uno dei criteri fondamentali per cui le monete complementari funzionano è la presenza di capacità produttiva non utilizzata, che può essere il tavolo vuoto in un ristorante o una fabbrica che non produce al massimo. La pubblica amministrazione, come dicevo prima, è piena di capacità produttiva non utilizzata, e questo quindi è un problema, perché spesso abbiamo dei beni anche fisici, visibili, che vengono abbandonati a se stessi o comunque non producono quanto potrebbero produrre. Recentemente si è pensato a uno sviluppo aggiuntivo rispetto all'idea iniziale di coinvolgimento degli enti locali, che è il tema con cui lavoro con John, e a me è venuta l'idea di tentare il coinvolgimento delle aziende sanitarie. Ragioniamo sulle dimensioni. Le aziende sanitarie, allora, su un bilancio di circa 7 miliardi di euro della regione Sardegna, più o meno il 50%, andando a spanne, è riferito al settore sanitario. Ci sono tante transazioni fra ospedali che avvengono in denaro. Questo spesso non si sa, cioè c'è un meccanismo particolare basato sulla quota capitaria, eccetera, senza entrare in dettagli tecnici, ma ci sono ospedali che comprano analisi di laboratorio, comprano visite, comprano consulenze da altri ospedali. Queste transazioni potrebbero essere una piccola percentuale, immaginate il 2%, il 3%. L'ASLOT di Sassari ha un bilancio di circa 900 milioni di euro, è una delle ASL più grandi d'Italia, se non la più grande in termini di fatturato. Immaginate se il 3%, il 4% possa essere intercettato. Quindi l'idea è quella di provare a ragionare non solo sugli enti locali, che rappresenta il tema su cui operativamente il nostro progetto si sta svolgendo, ma aggiungere altri pezzi della pubblica amministrazione
con tutte le difficoltà tecnico-giuridiche, con la Corte dei Conti che chiaramente dovrà essere coinvolta, perché gli enti locali e le aziende sanitarie non devono essere messe di fronte a un problema, ma deve essere, bisogna lavorarci prima, però immaginate che cosa voglia dire intercettare anche un pezzetto della spesa sanitaria. John, allora parliamo di questo progetto degli enti locali che avete comunque in comune, avete organizzato insieme in maniera più avanti. Well, my 40 years of academic work has been working with local and provincial or regional, which is subnational governments, looking at the way in which those communities work. And what I bring to the project with Alessandro, I'm a public policy scholar, he's a financial accounting scholar. We have a nice mix of skills in terms of how that actually work. I'm particularly interested in the way in which communities and politicians respond. Because if you don't have the community and the politicians working with you, then you can't make the progress that you want to make with SARDEX and other initiatives. Io in particolare ho lavorato con delle entità regionali su diversi livelli, però noi qua abbiamo due diversi ruoli. Well, you've got to have the community and the politicians working with you. Bisogna avere la collaborazione della comunità e dei politici. And SARDEX does that. SARDEX does that because it's based in a community of local businesses and entrepreneurs. E SARDEX fa appunto ciò, perché collabora all'interno della comunità e riunisce i piccoli imprenditori. It is, as Giuseppe himself has said, it is institutional learning. It's a new way of working. It's the using the DigiPay and the new sophisticated economy in a very clever way, but it's based on the fundamental values of trust and powerful social relationships, the things that make a real community strong in Sardinia. Giuseppe stesso ha detto, questo è basato su una fiducia. Well, the strength of the community. That's what la forza matters. Della comunità. It underpins the whole process. Lo dicevamo tutto il processo anche prima. Dipende da ciò. Esatto, lo dicevamo anche prima. Non so se Alessandro Spano vuole aggiungere qualcosa proprio di specifico su questo progetto. Il progetto si articola su due, diciamo, direttrici di ricerca. Una riguarda gli aspetti tecnico-giuridici e l'altro riguarda i benefici socio-economici e anche politici. Nella prima dimensione dobbiamo garantire che un ente locale, ad esempio, che intenda far parte di un circuito non abbia difficoltà, diciamolo così, perché poi abbiamo tutta una serie di enti interessati alla sperimentazione, ma hanno paura che magari la Corte dei Conti o la Banca d'Italia o qualcun altro abbia delle obiezioni da fare. Quindi stiamo lavorando per creare un gruppo di persone che analizzi i vari problemi e proponga una sperimentazione. Poi c'è tutta una seconda parte sulla quale John è più interessato rispetto agli aspetti giuridici e alle follie giuridiche italiane, che sono i benefici socio-economici, cioè quali sono gli effettivi benefici misurabili che un sistema come questo può generare. È un sistema basato sulla fiducia. Immagina un dato che emerge a livello nazionale è che i cittadini hanno una bassissima fiducia rispetto alla pubblica amministrazione, circa il 22%. Come mai? Perché la pubblica amministrazione è lontana dai cittadini, le decisioni politiche non sono assunte in modo partecipato, ci saranno delle eccezioni nobilissime, come mi auguro il cui presente nostro parlamentare, ma in generale le decisioni non vengono assunte tenendo conto di ciò che serve ai cittadini. E quindi questo livello di fiducia è un livello che va ricostruito. Il coinvolgimento tramite questi meccanismi è possibile, speriamo e noi ci crediamo, modifichi questo livello di fiducia. Abbiamo terminato il nostro tempo, soltanto un flash, l'onorevole Bonadutri, per dire, insomma, legandoci a quello che diceva Alessandro Spano, per questi problemi, per queste diffidenze, difficoltà oggettive, è necessaria questa legge? Sì, ma vorrei raccogliere questa l'ultima cosa che viene detta dal professor Spano, che è verissima. Infatti con la riforma della pubblica amministrazione, stiamo lavorando al primo decreto legislativo, mettiamo il tema misurare i risultati alla pubblica amministrazione, affinché i cittadini possano anche rendersi conto appunto dei risultati e degli obiettivi, se questi vengono raggiunti, e poi anche da qui le motivazioni e da qui le responsabilità, perché il problema è che poi le cose non vanno, ma poi non si capisce mai dove si intoppa. E allora, e da questo punto di vista stiamo lavorando, sta nella delega, è una riforma della pubblica amministrazione di cui si è pochissimo parlato
però contiene invece da questo punto di vista moltissime innovazioni e il primo appunto, il primo tassello sarà appunto la riforma del codice dell'amministrazione digitale che conterrà esattamente questo, cioè vedere quindi fiducia costruita attraverso le misurazioni. Grazie, grazie a tutti gli ospiti, grazie. Massimo Amato, Alessandro Spano, l'onorevole Sergio Boccadutri e Giomani. E si conclude qui la nostra serata della Terza Via. Adesso vi do un'informazione di servizio e quindi il buffet viene allestito all'uscita di questa sala. Adesso sentiamo ancora i nostri maestri che ci hanno davvero allietato con i loro inediti, Emanuele Contis e Andrea Granizio, che ringraziamo moltissimo. Dopo di loro ci sarà la sigla. Grazie e buona serata. Thank you.